Allora, siamo qui a Biella in compagnia di Antonella, Jessica e Katia, che ci illustreranno alcune problematiche quotidiane dei disabili. Allora, Jessica deve andare a scuola, va al liceo psicopedagogico che si trova qui a Biella, al villaggio La Marmora. È salita sulla rampa attraversando le strisce pedonali. Adesso ha finito il suo marciapiede e si ritrova in quella posizione. Allora, Jessica è obbligata, a causa di questo gradino, ad attraversare la strada, costeggiare il marciapiede, passare in mezzo al parcheggio, al microparcheggio, e poi entrare da questa parte. E al mattino alle 7 del mattino. Sì, anche perché oggi è domenica, per cui è tutto sgombro, ma però nei giorni ordinari qua è pieno di macchine e traffico. But I relied on a group of people, and they showed me all the things I could want or need. All these things were all laid at my feet. And they said, you still got far to go. Stopping you, the only thing that's stopping you is your pride. It's the solution to all your worries. It's right here on the floor, right here showing you where you must go. You still got far to go on this road, this road that we go. It seems to lead us back home. Allora, in merito ai trasporti ferroviari c'è una serie di problematiche che sono all'ordine del giorno, direi, fra cui? Sì, io per prendere il treno devo telefonare 24 ore prima alla centrale operativa di Torino per avere l'assistenza. Poi dipende dal posto, ad esempio a Biella non ci sono presentati. La difficoltà sta proprio nel salire sul treno, in quanto l'altezza del treno è relativamente più alta rispetto all'altezza della banchina. Quindi devono venire, sollevarti di peso e metterti dentro, sì, al con vagone. Con l'assistenza c'è, non so neanche come si chiama, il carrello elevatore. Appunto, che mi permette di salire sul treno. Quindi con un costo di adeguamento si potrebbero evitare altri costi successivi, che sono quelli di avere una cooperativa apposta che serve e viene chiamata proprio appositamente per questo servizio. Per quanto riguarda i trasporti pubblici, i bus di linea non tutti sono attrezzati per il carico. Questo lo confermi? Sì, 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 certo. Infatti delle volte bisogna anche aspettare molto tempo per trovare il pullman adatto appunto alla nostra esigenza. Sì. Anche perché deve coincidere poi con la tratta che esatto. Si deve fare. Mi è capitato di dover andare in un posto, magari in treno, e la stazione in cui dovevo arrivare non era eccessivamente grande, forse Milano, magari tre binari. Sì. E non mi danno l'assistenza perché la stazione è troppo piccola. Ah, non ti danno l'assistenza? Okay. No, non in tutte le stazioni c'è l'assistenza. Ah, quindi uno è obbligato ad andare nelle stazioni più grandi, lasciando essere più grandi. Sì. Capita spesso che nell'area della scuola o comunque in altre zone ci siano macchine parcheggiate sulle strisce pedonali e nei pochi svincoli in cui è possibile scendere con le carrozzine. Certo.
e c'è poco controllo in merito a quanto pare. Pochissimo. E Nicacia, sembra che ci siano anche problemi nell'accesso alle attività, nella maggior parte delle attività prevalentemente di vecchie costruzioni. Sì, nella stragrande maggioranza dei negozi presenti a Biella c'è proprio difficoltà nell'entrare nel negozio per via di questi gradini molto alti e non riusciamo a capire il perché non si possa fare una rampa anche mobile. Se c'è un motivo economico da parte dell'esercente, se c'è un motivo economico da parte del municipio Oppure complicazioni oppure burocratiche. complicazioni burocratiche. In effetti, sembra che alcuni commercianti lamentino il fatto che Che debbano debbano pagare pagare. occupazioni di suolo Esatto. pubblico per mettere una rampa esterna al Esatto, locale. così ci è stato detto da alcuni eserci Alcuni commercianti, esercizi, sì. sì. Poi questo ovviamente è da verificare. Sì. Effettivamente non avrebbe senso che il comune faccia certe iniziative per Sì. favorire il commercio quando Esatto. poi dopo chiede. Senza dare la possibilità a tutti di poter accedere a questi negozi e appunto facendogli, se fosse così, pagare una tassa per queste rampe, per poter accedere ai negozi.